In questo caso, ad esempio, a trovare piccoli dettagli coperti da sporco, certi tratti del viso, oppure qualche frammento che indicava un trauma particolare alla base del monumento, tipo l'impatto di una pallottola, chiaramente, farsi pensare a tutta la storia che è passata intorno a questa piccola statua, a questo monumento un po' nascosto, pur essendo molto presente, molto vivo e molto importante in questa piazza. La curiosità è stata forte, no? Allora, che bello, finalmente restaurate questa fontana. Questa è un po' la frase classica, no? E l'altra è quando lo finite, quando togliete un po' tutto, no? E quindi finalmente questo momento è arrivato e torna, diciamo, al pieno godimento della cittadinanza. Certamente un recupero del territorio, soprattutto di una zona molto importante, quella dei Vicoli, che noi come municipio stiamo già cercando di valorizzare al massimo. In questo caso devo dire grazie a Genova Cultura per aver preso la decisione e messo in atto l'iniziativa di collaborare e portare a termine con la sua iniziativa della vendita di braccialetti questo restauro, che sicuramente non è stato facile, di questa bellissima fontana, che farà sicuramente piacere non solo al cittadino passare e vedere la fontana rimessa a nuovo, ma anche al turista che la potrà ammirare. Ne gioveranno sicuramente anche i negozianti della zona.